Ora forse capirai. La mia opera deve continuare e continuerà. Io, il dottor Challus Mercer, sarò il catalizzatore della salvezza. Io rifonderò la gloria divina sull'intero pianeta! In quanto a te, resterai qui con la mia creazione. Accetta l'inevitabile. Di non avere più a che fare con quella cosa. Sono riuscita a rimuovere il blocco di Mercer. C'è una stazione di trasporto secondaria lì vicino. Ti porterà l'idroponica. Speriamo di essere ancora in tempo.
Registro idroponica, dottoressa Elizabeth Cross. Sono felice di poter dire che stiamo lavorando a pieno regime in questo momento. La flora è in buone condizioni e si sviluppa bene, tanto che abbiamo un surplus di cibo. Volevo trasferirlo alla colonia, ma il capitano ha bloccato qualsiasi volo. Voglio che sia registrata la mia opposizione a tale ordine. Tutti sanno che laggiù sono nei guai e non capisco per quale motivo dovremmo negare loro la nostra eccedenza. Di annaffiatura avviato. Isaac, sono felice di vederti sano e salvo. Non toglierti il casco. L'aria è contaminata. L'ho visto, è enorme, incredibile. Si è chiuso dentro il deposito dei viveri. L'ex equipaggio di questo ponte, penso che siano loro a contaminare l'aria. Sono stati trasformati. Ne ho visto uno, gonfio, mostruoso. Sono delle incubatrici di veleno. Dobbiamo distruggerli finché possiamo respirare. Hammond, pensavo che fossi morto. Ti serve dell'aria pulita. Nelle tue condizioni non sarai in grado di aiutare Isaac. Sto esaminando la zona. Ha ragione, c'è qualcosa di enorme nel deposito dei viveri, ma i dati non sono chiari. Le misure sono fuori scala. Stai attento. Del deposito dei viveri, ma non posso sbloccare la serratura. Distruggi i bozzoli tossici e riporta l'aria a livelli normali, così potrai passare e usare il veleno contro il Leviatano. Immagino che il fatto che Hammond sia vivo dovrebbe farmi felice, ma non mi fido di lui. Secondo me ci nasconde qualcosa sul marchio. Thank you.
Thank you.
Thank you.